Un grande debutto, vittoria di Nico Rosberg e Mercedes. Come hanno gestito il pneumatico che gli altri non hanno fatto? Beh, in realtà sono partiti per primo, cioè quando uno parte in pole position ha un vantaggio perché ha l'aria fresca, l'aria chiara, dove uno potrebbe andare più forte senza avere problemi di battaglia, cioè le altre macchine hanno dovuto o provare di passare le altre o difendere una posizione e questo mette più stress sulle gomme, quindi uno che parte già davanti è in una situazione di prestazioni superiori agli altri. Detto questo, Mercedes ha trovato anche quest'anno rispetto all'anno scorso modo di usare molto meglio il nostro prodotto. Stanno usando il prodotto come gli altri, non avendo un grandissimo livello di degrado e abbiamo visto risultati finali che Nico ha meritato una vittoria. Quanto è difficile adottare una strategia con due stop su un circuito che è ben conosciuto per un alto livello di degrado sul pneumatico? A due stop è sempre stato fattibile dal punto di vista soprattutto di usura, ma il degrado è stato un punto di domanda. Due soste è stato ai limiti, direi, del prodotto e abbiamo visto Nico, avendo anche un vantaggio di più di 20 secondi a un certo punto, siamo abbastanza sicuri che qualcuno di Mercedes pensava di fare un ulteriore cambio di gomme. Non l'hanno fatto, l'hanno vinto con margine abbastanza importante. Ma due soste è stato difficile. Secondo e terzo in posizione sono stati fatti con tre soste, quindi ognuno ha seguito la sua strada in questa gara. Molto interessante, esattamente quello che abbiamo voluto creare. Abbiamo visto una gara piena di azione, di sorpassi. Quanto la nuova gamma di P0 2012 può facilitare questo? Sì, avendo anche un livello di degrado importante, crea situazioni, soprattutto quando in gara ci sono tante macchine vicine e quest'anno abbiamo tante macchine con il livello di prestazione molto vicini, cioè un decimo quest'anno è importante. L'anno scorso a mezzo secondo è stato normale tra la prima macchina e la seconda macchina, quest'anno questa situazione non esiste più, è molto più importante gestire le gomme e pensare bene alla strategia, perché anche mancava 8 giri dalla fine della gara, abbiamo avuto 8 macchine entro 3 secondi, quindi è molto bello, molto interessante e le gomme sono fondamentali in quest'ottica. È da molto tempo che non vediamo un nuovo team e un nuovo pilota vincere una gara. Cosa ci dice questo sul livello di competizione al momento? Bah, non esattamente un nuovo team perché è stato Team Brawn un paio di anni fa, ma è vero che è un nuovo pilota, cioè vedere cioè Nico in prima posizione per lo sport è sempre interessante avere nomi nuovi e talenti nuovi. Visto il livello di prestazione del Mercedes che ha fatto un gran passo avanti rispetto all'anno scorso, vediamo anche tante altre macchine quest'anno molto vicini come prestazioni, possiamo solo dire che il livello di competizione in 2012 è più importante di tanti anni, perché negli anni passati c'è sempre stata una macchina vincente e dominante. Quest'anno non sembra essere il caso, abbiamo avuto tre piloti diversi sulla prima posizione del podio. Se va avanti così avremo una stagione molto molto importante e uno che tiene l'audience fino alla fine. Avremo le stesse mescole, yellow soft e medium white per il Bahrain. Quali saranno le differenze sul circuito del Shakir? Ma Bahrain avrà qualche altra sfida, nel senso che il temperatore potrebbe essere sempre più alta rispetto a qua, 10 gradi di più come minimo. Più c'è il rischio di avere sabbia sulla pista e questo crea una situazione dove la gomma scivola sulla superficie e potrebbe creare un livello di graining. Detto questo, è anche un circuito un po' più chiuso, è molto più difficile fare sorpassi e questo vuol dire che la qualifica diventa molto più importante. Basato sui risultati di Shanghai, dove in qualifica abbiamo visto 10 macchine con 3 decimi di secondo di differenza tra uno e l'altro, rischiamo di avere anche una qualifica molto molto interessante e molto pesante. Per i tifosi dovrebbe essere un'altra gara molto interessante e molto stimolante.